Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono tornata con un nuovo video e questa volta parliamo della nuova collezione di Kiko, la collezione ideata per San Valentino che si chiama Sweet Heart. La collezione è formata da una palette occhi eyeshadow palette che è composta da 6 ombretti di varie texture, da un baked blush, da un baked eyeliner, poi ci sono dei kit di rossetti, quelli classici che fa uscire Kiko a San Valentino a forma di cuore con la matita abbinata e poi c'è anche un kit mascara e matita nera e in ultimo un lip gloss. Io di tutte queste cose ho acquistato solamente 2 prodotti, non ho swatchato i rossetti perché sinceramente ne ho tantissimi e non volevo che mi venisse in mente di acquistarne altri facendo gli swatches perché mi lascio molto molto prendere dagli acquisti quando una cosa mi piace, insomma, e ho semplicemente guardato direttamente i prodotti che più mi hanno colpito entrando nello store e a sorpresa trovandomi davanti questo stand rosa chiaro pastello. Questo qui è il colore anche dello stand. Con tutti questi cuori, tutti questi nuovi prodotti, non sapevo che era uscita questa collezione, è stata davvero una sorpresa per me. E i 2 prodotti che più mi hanno colpito sono stati la palette di ombretti e l'illuminante. A dire il vero, la prima cosa che mi è saltata all'occhio è stata la palette di ombretti. Vi faccio intanto vedere i pack secondari che sono in cartoncino, non troppo spesso, di questo rosa chiaro pastello, molto molto carino secondo me, con tutti questi cuori rossi e neri in leggero effetto lucido. Non so se sto riuscendo a farvi vedere questo effetto, ma vabbè. È lo stesso anche per quanto riguarda il pack dell'illuminante, mentre i pack primari sono così. Questa qui è la palette, il pack della palette mi sembra in cartone, mentre questo è il pack dell'illuminante che invece è in plastica, e ritroviamo anche qui i disegni che abbiamo trovato sui pack esterni. La palette è formata appunto da 6 ombretti, dietro ci sono anche i disegni dei 6 ombretti, ma non ci sono scritti i nomi, ci sono scritti solamente i numeri. E qui c'è scritto palette con 6 ombretti ultrapigmentati e aderenti. C'è anche all'interno un piccolo specchio, eccolo qui, e questi sono i colori all'interno della palette. Mi ha colpito subito la scelta dei colori che secondo me sono adattabili a qualsiasi look, a qualsiasi persona, a qualsiasi gusto, insomma, sono dei colori sul rosa, malva, rame, viola che secondo me utilizziamo bene o male tutti, mentre questo è il pack dell'illuminante, dietro ci sono scritte tutte le specifiche del prodotto e c'è scritto il nome dell'illuminante che sarebbe Fall in Gold e c'è scritto illuminante cotto viso, Baked Face, e questo qui è il colore dell'illuminante. Cioè, raga, adoro. Quando ho visto questo, veramente dallo stand mi sembrava un po' troppo scuro per i miei gusti. Infatti, quando ho messo le prime foto su Instagram, a parte mi avete bombardato di domande, di swatches, eccetera, eccetera, vi ricordo, se siete nuovi qui, che ho un account Instagram a cui mi dedico veramente molto. Ho già postato gli swatches sia della palette che dell'illuminante, quindi se vi può interessare andare a vedere anche qualche mio look, qualche mia storia per vedere se vi piace, vi lascio il link giù nell'info box. Dicevo, mi sembrava un po' troppo scuro. Voi stesse, quando avete visto la foto, mi avete detto che sembrava un po' troppo scuro. In realtà non è scuro, cioè io ce l'ho addosso oggi e l'ho stratificato molto, ed è uno di quegli illuminanti che è ottimo per tutte, secondo me, perché applicato con un pennello alla prima mano è molto leggero ma allo stesso tempo luminoso, e poi si può stratificare e arriva a dare davvero un effetto luce tipo lampadina da discoteca, appunto stratificandolo per chi avesse delle esigenze di diventare appunto una lampadina come me. E è bellissimo. Rispetto all'illuminante della collezione del San Valentino scorso, la Lip Miloz, che è questo qui e io avevo acquistato, questo qui è proprio dorato, invece questo è proprio oro rosa. Sono molto molto diversi. Adesso vi faccio vedere anche
sulle dita. Eccoli qua, questo è quello di quest'anno e questo è quello dell'anno scorso. Quello dell'anno scorso è proprio un oro puro, quello di quest'anno è un duochrome che va dal rosa all'oro, leggermente bronzo, ma tutto molto molto delicato. Questo qui viene 11,90 euro e secondo me è veramente un ottimo illuminante e fa davvero un bellissimo effetto. L'ho messo anche come illuminante nell'angolo interno e sotto il sopracciglio, dando appunto una mano molto più leggera, e vedete che non è affatto pesante. Secondo me è il pezzo davvero più bello e interessante di questa nuova collezione. Il blush non l'ho acquistato perché mi sembrava davvero molto molto simile a quello dell'anno scorso, che è, questo qui è anche un oro rosa. Kiko fa spesso blush oro rosa nelle collezioni, io avevo questo, avevo quello della collezione di Natale dell'altro anno, tutti oro rosa, e quindi non ho voluto prenderlo, però l'illuminante secondo me è da avere. Per quanto riguarda invece gli ombretti, come vedete la palette è abbastanza zozza perché l'ho utilizzata già un paio di volte, l'ho utilizzata anche per il trucco di oggi, ho fatto un trucco molto soft rispetto a quello di ieri, che ho realizzato sempre con la stessa palette ma è un po' più intenso. Trovate la foto su Instagram, se riesco la metto anche qui da qualche parte, altrimenti la trovate lì. E che cosa dire di questi ombretti? In negozio ero indecisa se prendere la palette perché swatchandoli sulle braccia non erano estremamente pigmentati, però i colori mi piacciono veramente un sacco, e poi ho notato che facendo un paio di passate, quindi stratificando, il risultato era molto molto bello perché ci sono effettivamente tante texture all'interno di questa palette. C'è questo qui che è un duochrome satinato, non metallizzato, non glitterato, è leggermente luminoso e lo indosso nella prima parte della palpebra mobile oggi, ed è un bianco rosa pesca, è veramente bello e appunto va stratificato. Poi c'è My Sweetness, dimenticavo di dirvi che di farvi notare, ovviamente l'avrete visto, che ci sono anche i nomi scritti nella palette, insomma, dei vari ombretti. Quindi il primo è Cherie, quello duochrome di cui vi parlavo prima, poi My Sweetness è un opaco ed è un malva, che è quello che indosso io nella piega dell'occhio oggi, ed è molto molto bello questo ombretto perché è molto leggero, quando lo swatchate a prima passata sembra quasi non esistere, in realtà sull'occhio è bellissimo, è un bellissimo colore di transizione e tra l'altro si sfuma, che è una meraviglia. Poi c'è Thinking of You, che è questo qui, ed è un ombretto glitterato duochrome, però sull'occhio non viene proprio pieno di glitter, diventa tipo metallizzato con dei glitter all'interno e non è eccessivamente pesante, cioè è molto molto elegante come colore, lo vedete qui e dite oddio questo sarà tipo un rosso acceso, troppo pesante per il mio occhio, invece diventa un duochrome rosa, bronzo, anche un po' dorato sull'occhio, che è veramente bello, soprattutto applicato però con le dita, mi piace questo ombretto. Poi c'è Love Blast, che è questo qui, ed è un malva rosato opaco, e questo qui mi piace tanto perché veramente si sfuma benissimo ed è anche abbastanza scrivente rispetto agli altri opachi, rispetto ad esempio a Xoxo, come si legge qui, che è questo viola, che passato con il dito sul braccio sembra anche poco omogeneo, in realtà se fate già due applicazioni diventa veramente bello, questo viola è veramente bellissimo, ovvio non è il viola più bello del mondo, non è il viola più pigmentato eccetera eccetera, però si sfuma bene e riuscite ad avere un bel risultato anche in termini di pigmentazione stratificandolo. Io l'ho utilizzato nel look di ieri e secondo me si è comportato veramente molto molto bene. E poi c'è Je T'aime,
che è questo qui ed è praticamente un viola, rosso, bronzo con base nera, molto molto delicato. Però io ce l'ho in questa parte dell'occhio, l'ho applicato senza stratificarlo troppo perché volevo un risultato molto molto delicato e secondo me è veramente bello, è metallizzato diciamo come ombretto. Quindi ci sono varie texture e il bello di questa palette non è tanto la pigmentazione, che come vi ho detto non è il massimo. Gli ombretti vanno stratificati, però secondo me è molto molto bello il fatto che si possono avere dei look molto molto delicati e stratificando gli ombretti e lavorandoli bene si possono avere dei look anche più intensi, utilizzando colori che per me sono alla portata di tutti, cioè nel senso non ci sono colori pazzi, non ci sono colori importabili, è una palette veramente delicata e a mio modesto parere si possono creare veramente dei look dolci per San Valentino, proprio adatta al tema della collezione secondo me. Per cui ovviamente se volete una palette super pigmentata, super wow, no, non è la palette che fa per voi, però a me piace. E se volete una palette adattabile a qualsiasi look, qualsiasi esigenza, portabile, con dei colori abbastanza normali rispetto a molte altre palette che si vedono in giro, che a me comunque piacciono un sacco, questa qui fa per voi. Altrimenti se cercate ultra pigmentazione, ombretti che fate così col pennello e vi colorano l'occhio, questa qui non fa per voi. Una cosa molto importante da dire sulla palette è che gli ombretti sono polverosi, non so se riuscite a vedere che comunque c'è della polvere un po' ovunque sulla palette, anche se non l'ho usata chissà quanto, l'ho usata un paio di volte, ho fatto un paio di volte gli swatches, quindi insomma tutta questa polvere è ingiustificata. Ieri dopo essermi truccata avevo già fatto la base e comunque avevo della polvere sotto tutti e due gli occhi, si è rimossa molto facilmente nonostante io non avessi fatto baking con la cipria, però ecco, è una cosa che assolutamente dovevo dirvi, insomma. Non sono le polveri migliori del mondo, non sono le polveri più scriventi del mondo eccetera eccetera, però secondo me è molto molto carina questa palette, io la ricomprerei. Sto facendo dei look che mi stanno piacendo per ora, anche se è solo la seconda volta che la utilizzo, e il suo costo è di 14,90 euro. Devo specificare che queste sono le mie impressioni e che magari altre persone potrebbero dare dei giudizi differenti, questo lo devo specificare perché voglio evitare di trovarmi persone che mi vengono a dire ma tu avevi detto che era così, ma tu avevi detto che su di te si comportava così. Appunto, su di me si comporta in questo modo, siamo tutti diversi. Io con questa palette, con la mia tecnica, con i miei pennelli, con le mie capacità, quelle che sono insomma limitate, questo riesco a capire di questa palette. E ci possono essere persone che possono apprezzarla ancora di più rispetto a me o persone che magari non la apprezzano affatto. Quindi ogni cosa è relativa. E nulla ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda questa nuova collezione di Kiko. Io spero che vi possa essere stato utile questo video. Vi lascio una piccola clip di un mini video che ho realizzato per Instagram con tutti gli swatches, contando sempre che sono swatches fatti con gli stencil e che quindi per far venire bene la forma dello stencil ho dovuto stratificare abbastanza il colore, quindi con una sola passata sarebbe stato minore la pigmentazione ovviamente, però io l'ho fatto in quel caso proprio solo per far vedere i colori e non l'intensità, la pigmentazione degli ombretti. E nulla, vi ringrazio tanto per aver guardato questo video, se vi è stato utile, se vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi se vi va. Vi ricordo che vi lascio il link del mio Instagram giù nell'info box e nulla, grazie a tutti e alla prossima. Ciao.